Raga, lo so, tranquilli, avete visto il titolo e avete detto che cavolo è sta cosa, ci sta prendendo in giro, ma vi giuro che non vi sto prendendo in giro. Perché ci sono alcune cose che oggi vi voglio spiegare di Eric Moore, ma in generale dei batteristi Gospel Chops, ma in generale di tutti i batteristi, vi voglio spiegare proprio un trucco, un piccolo segreto che questi usano per riuscire a creare feel che funzionano. Questo video mi è venuto in mente proprio guardando Eric Moore, mentre guardavo un pezzo di un live che faceva Eric Moore con Eros Ramazzotti, in cui faceva proprio questa cosa di cui vi parlo oggi, e quindi ho detto, ok, in effetti posso fare un video su questo. Ma la figata di questa cosa che vi vado a dire oggi, che vi vado a spiegare oggi, è che tutto questo non è solamente applicabile sui Gospel Chops, nel senso non è che dobbiamo avere la super velocità, super tecnica eccetera eccetera, ma è applicabile da chiunque, sia da chi ha le prime armi, sia da chi è già professionista, sia da chi è super super avanzato. Quindi è una figata, cioè è un trucco fighissimo, perché riesce a dare più tiro ai vostri feel proprio. Cioè, questo non vuole essere il video in cui vi dico, ok, vi faccio vedere i feel che funzionano e allora facciamo questo, tom 1, rullante, paradiddle, eccetera. No, vuole essere, prendi il feel che fai già tu, un feel che fai tu, prendi una tua idea e migliorala moltissimo in questo modo. Fai sì che la tua idea abbia molto più tiro, abbia molto più groove in questo modo. Quindi, comunque, a parte questo, io non vi voglio tenere ancora qua, partiamo subito. Vi dico però di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto aspettate un attimo prima di andare avanti nel video. E qui sotto in descrizione c'è tutta la questione live, andate a dare un'occhiata, perché ci sono un bel po' di live. Una sarà tra pochissimissimissimo, quindi andate subito a vedere, e poi ce ne sono già altre in programmazione, quindi comunque fatevi un giro. Oltre a questo, comunque, vi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, social, Instagram e Facebook, Telegram, eccetera eccetera eccetera. Andiamo con questo trucco di Eric Moore, ma non solo di Eric Moore, anche di altri batteristi, ma comunque di batteristi sempre super super fighi. Il problema principale di quando andiamo a suonare un feel qual è? È che nel momento in cui suoniamo un groove, ok, non abbiamo problemi di timing, non abbiamo problemi di niente, andiamo avanti. Ma quando abbiamo finito di fare il groove e dobbiamo fare il passaggio, ci sono sempre un po' di problemi, o comunque il pezzo non continua a tenere lo stesso flow, non continua a tenere lo stesso tempo anche di quando suonavamo semplicemente il groove e basta, o acceleriamo o rallentiamo, oppure comunque non siamo perfettamente a tempo, quindi non è la stessa cosa e casino in pratica. E quindi diciamo, ok, non facciamo feel, continuiamo sui groove, almeno non perdiamo il tempo e funziona sempre tutto. Invece, come vi dicevo, c'è una possibilità di rendere questi feel molto più interessanti e molto più groovosi, tra virgolette, cioè che non facciano perdere quel flow che abbiamo mentre andiamo a suonare il groove. Ovviamente però, se noi abbiamo problemi di timing, cioè acceleriamo tantissimo nei feel, oppure rallentiamo, oppure ci perdiamo, beh, in quel caso non possiamo farci più di tanto. Ma se i problemi sono minimi, possiamo usare questo piccolo trucchetto. Cioè, se noi pensiamo ai groove, quando noi andiamo a suonare i groove, cosa facciamo? Suoniamo Charleston in ottavi, di solito poi può essere in qualsiasi modo, ma cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4. Quindi l'idea è quella di continuare a suonare il rullante sul 2 e sul 4 anche quando andiamo a suonare un fill. Quindi in pratica, se il nostro groove è pum, pa, pum, pa, 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 questo pa di rullante sul 2 e sul 4 deve continuare a esserci anche nei fill. Quindi noi faremo un fill, ma sul 2 e sul 4 dovremo cercare di suonare sempre il backbeat, si chiama, di rullante, in questo modo. Ovviamente questo può essere super difficile o super semplice, dipende da batterista a batterista. Per questo prima vi dicevo che chiunque può andare a fare questa cosa, può applicare questo trucchetto quando va a suonare. E fateci caso adesso, quando andrete a sentire dei batteristi, soprattutto i batteristi Gospel Chops, quelli che suonano velocissimo, super tecniche eccetera, fanno tantissime volte questa cosa. Voi provate a sentire un batterista e sentirete pum, pa,
pum, pa, bu, pa, du, du, pa, tum, pa. Quel pa sul 2 sul 4 c'è sempre. Quindi ovviamente non è che vi risolve tutti i problemi di timing, di tecnica e suonerete come i Gospel Chops. Questo però aiuterà la musica, aiuterà a mantenere il tiro che avevate sul groove anche nei fill. Quindi ovviamente questa cosa può essere, come vi dicevo, utilizzata super semplice. E una cosa importante è che quando andate a suonare il rullante, non è che dovete per forza suonare solo il rullante così nel fill, cioè solo il rullante da solo come fate quando siete nei groove. Se sul 2 sul 4 suonate un flam di rullante, oppure andate a suonare il rullante insieme a un piatto. Va sempre bene lo stesso, perché comunque quell'impronta che avevate sul groove ce l'avete lo stesso anche sul fill. Quindi possiamo farlo in modi semplici ma anche in modi più difficili. Quindi questo è, provateci un po', ovviamente ci va un pochettino di studio per questa cosa qua. Cominciate facendo cose super 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 semplici, è una roba che ovviamente più si ha tecnica meglio è, ma non tanto per la questione velocità, ma perché se si conoscono più di atteggiature diverse, se si riesce a utilizzare la batteria in modi diversi, se si ha una buona tecnica eccetera, diventa più facile riuscire a andare a mettere il rullante sempre lì in quel punto. Però comunque è per tutti, come vi ho detto questa cosa, perché uno, come vi ho fatto vedere all'inizio, può anche fare questo. Ok, quindi no problem. Vi do una dritta, un passaggio molto figo che si riesce a fare semplicemente è quello che vi ho fatto vedere qualche video fa delle terzine di John Bonham, queste. Facendo queste terzine qua, se noi andiamo a farle in giro per la batteria, con la nostra mano destra andremo sempre a suonare anche il 2 e il 4. Quindi se noi il 2 e il 4 lo andiamo a suonare sul rullante, ovviamente però non ve l'ho detta questa cosa, fatto in sestine, quindi al doppio delle terzine. Il video può finire qua, spero che questo trucchetto, spero che questo piccolo segreto di tutti i batteristi per fare i fill vi sia servito, vi sia piaciuto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e soprattutto provate a fare questa cosa, poi scrivetemi in privato su Instagram, su Facebook, più su Instagram se riuscite, un po' di cose, spiegatemi se siete riusciti a fare questa cosa, se non ce l'avete fatta, quali sono state le problematiche eccetera, così almeno mi spiegate bene tutto. Detto questo io basta, cioè io vi saluterei anche qua ricordandovi di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, mi raccomando, ricordandovi tutta la questione live di GasTube che trovate qui sotto in descrizione. Io basta, vi saluto veramente, così almeno vi lascio andare tranquilli. Boh, dai, ciao, ci vediamo al prossimo video.